è la scala di legno. Ciao a tutti, oggi siamo in Lombardia, in provincia di Como. Vi porto a far vedere da Crevenna, frazione di Erba, il sentiero delle scale, la scala di legno, la scala di ferro e l'orrido di Caino. Oggi con me c'è la mia amica Aurora, che però non è ancora arrivata, e quindi ne approfitto per andare a vedere anche l'eremo di San Salvatore. Vi ho lasciato l'auto nel posteggio gratuito vicino al cimitero, in via San Giorgio, dove sale la strada saltata per l'eremo. Dopodiché sono tornata a circa 150 metri indietro, ho preso via Minoretti, che sale sempre dritta su asfalto, e finché ho trovato questi cartelli che indicano i sentieri. Io adesso vado a destra verso l'eremo, poi torno qui e proseguirò a sinistra con Aurora verso il sentiero delle scale. Scusate se oggi avrò questa voce un po' bassa. Quindi adesso salgo di qui, è segnato alle scale da San Salvatore, l'eremo lo danno per 20 minuti. Si prosegue per pochi minuti su strada asfaltata finché la strada finisce. Trovo un pannello esplicativo che spiega che siamo nella riserva naturale regionale della Valle del Bova e sulla destra inizia questa bellissima mulattiera ombreggiata. Incrocio una strada che sale, ma io vado sempre dritta. Io sono arrivata da lì, da destra. Anche qui è indicato sentire delle scale di ferro, di legno e di Caino andando a sinistra, ma io torno indietro a recuperare Aurora. Do solo un'occhiata qua all'eremo. Purtroppo l'eremo è chiuso, ma passando da dietro sono riuscita a vedere un po' il giardino. Il giro di oggi è da Crevenna, frazione di Erba, con partenza dal cimitero di San Giorgio. Sono salita via Minoretti, ho preso deviazione per l'eremo, adesso torno via Minoretti e proseguo con Aurora verso la scala di ferro, l'orrido di Caino e la scala di legno. Adesso vediamo bene che giro fare e poi torniamo indietro. Va che passo! È arrivata Aurora! Adesso invece proseguiamo a sinistra, è indicato alle scale dalla Valle Bova. A questo primo bivio è segnato Orrido di Caino a destra, noi invece prendiamo un attimo a sinistra per vedere il Ponte Romano. Grazie alla mia valletta siamo arrivati al Ponte di Legno. E adesso ci sono i cartelli per un'antica fornace che andiamo a visitare. Cioè praticamente il sentiero sarà un po' più lungo del previsto. Adesso si guarda. Abbiamo proseguito dritti ma non abbiamo ancora visto nessuna fornace. Però c'è un bell'arco di roccia dietro che adesso andiamo a vedere. Abbiamo continuato a proseguire lungo il torrente. Non abbiamo trovato. Siamo già perse. Ecco. Non abbiamo trovato la fornace, siamo passati sotto l'arco di roccia, siamo arrivati in questo pratone col pannello esplicativo e bellissime rocce tutto intorno.
Adesso siamo indecise su che sentiero andare. Secondo Lauri, andando a sinistra si va verso la scala di ferro. Secondo me, no, di legno. Secondo me andando di qua si arriva alla scala di legno. Se cambiamo meta, non è ancora. Quindi democraticamente andiamo di qua. Qua c'è il segnale. Allora, scala di ferro indicano a destra, anche l'orrido di Caino, e siamo arrivate a questo bellissimo ponte di legno. Si vede in bivio dove a sinistra si va verso il Sasso del Piombo e a destra verso la scala di legno che tra poco percorreremo. Il Sasso del Piombo è un'enorme caverna di dimensioni grandissime, paragonabile al Duomo di Milano. Ha un'altezza di 45 metri l'ingresso e largo 38. All'interno erano stati trovati dei resti dell'orso delle caverne e utensili di età paleolitica. L'accesso è vietato dal 2011, è proprietà privata, quindi purtroppo non è possibile visitarlo. Quindi a sinistra si va verso il Sasso del Piombo, a destra verso la scala di legno e dall'altra parte si vedono le passerelle metalliche. Lì. Inizia alle roccette, ci sono anche delle catene. Wow, ecco la scala di legno. Siamo arrivati alla scala, i cartelli indicano che ognuno sa il proprio rischio e pericolo, consigliano soltanto escursionisti esperti che abbiano già praticato vie ferrate. Siamo pronte? Fammi indovinare, stiamo andando verso un'altissima scala. Già. Già. Con pioli appuntiti. È un classico. E andiamo! Indovinate la citazione se volete? Scrivetelo nei commenti! L'alto si vede così, bella in piedi. Ok, scala superata, meno male che l'abbiamo fatta in salita sperando di non doverla fare a scendere. Adesso dobbiamo capire come arrivare dall'altra parte per prendere quella di ferro. Siamo arrivati a questo bivio, adesso proviamo a vedere il buco del piombo senza entrare nella grotta, a vedere un po' com'è. Il sentiero continua a salire, è bello esposto perché qua c'è giù, bel salto, guardate di fronte che pareti. Si vede il pannello esplicativo nel prato, quindi il sentiero che saliva, che volevo io, ora fare i lauri, avrebbe portato quindi al buco del piombo. Guardate che vista. Mi è vietato soffrire di vertigini. Va proprio giù. Qua siamo arrivati ad altri cartelli che indicano a destra Alpe del Vicerè, rifugio cacciatori. Però per il buco del piombo non c'è più niente. Proviamo a vedere l'altra parte del torrente. Continuiamo a proseguire un po' seguendo segnavia bianco, probabilmente lì. E qua si vede il pratone dell'Eremo e il lago di Pusiano. Arrivate dove si vede questa catena, sul sasso, guardiamo il buco del piombo dall'alto e torniamo indietro verso la scala del ferro. Eccoci al buco del piombo che rimane sotto di noi. Molto sotto si vede il sentiero che sale. Da qua si vede la capanna Mara dove c'è il gruppo di alberi più scuri, proprio sulla destra.
quindi dovrebbe essere qua dietro alle piante il pizzo dell'asino. Qua stiamo proprio fiutando la traccia perché... Sì. Tornate a questo video, adesso proseguiamo verso la scala di ferro. Ecco, si vede dall'altra parte la scala di ferro. Ogni tanto ci sono dei tratti su roccette con catena. C'è chi si esalta più di me. Qua siamo sopra l'orrido di Caino che si vede giù qua. E proseguiamo. Risalendo un attimo, ma guardate anche a sinistra. Che meraviglia! Si vede la scala di legno che abbiamo salito prima e il sentiero che abbiamo fatto passava sopra questi salti di roccia. Siamo quasi arrivati alla scala del ferro. Vediamo un po' com'è. Pressioni a caldo. È così da sotto. Io ho preferito questa rispetto a quella di legno. Cioè, questa mi dava più stabilità. Ed ecco la passerella che porta all'orrido. L'orrido di Caino è chiamato così perché nel 1600 circa si nascondevano ladri, farabutti e assassini. Noi siamo arrivate da questo sentiero dopo aver visto l'orrido di Caino che indica il sentiero delle scale di ferro e ci siamo accorte dopo, perché non si vedeva, che era vietato l'accesso, perché arrivando in direzione opposta non c'era nessun cartello. E anche oggi pranzo con vista. Ah! Frutta secca e dolci sfatasciati. Questa dovrebbe essere l'antica fornace che non abbiamo visto stamattina. Abbiamo trovato la fornace, ma stamattina mica avevamo visto il sentiero. Adesso vi faccio vedere come si vede. Non c'è neanche un cartello, neanche la fornace. Per andare alla fornace, dopo questo pannello esplicativo, si sale a destra e si è subito arrivati. Invece di qua si prosegue verso l'orrido di Caino. Sembra di essere in Jurassic Park. Infatti qua abbiamo un velociraptor. O un T-Rex. Ma si ricongiunge una strada che arriva. Siamo arrivati da lì, dal bosco. Erba danno un'ora e un quarto, Ponte Romano mezz'ora. E indicano per di qua il buco del piombo. Siamo arrivati su questa strada. Siamo arrivate al buco del piombo, c'è l'ordinanza che vieta l'accesso, però si intravede un po' la grotta.
siamo tornate al bivio iniziale. Alla fine non abbiamo mai preso la strada di destra perché abbiamo sempre proseguito di qui. E qui si vede il gruppo delle grigne, i corni di Canzo, il cornicciolo. Dopo circa 11 km siamo tornate alla macchina e con le varie deviazioni. Sane salve. Qualcosa da dire? Niente da dichiarare. Grazie per aver guardato tutti qua, alla prossima. Ciao!